Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Faccio questo video per mostrarvi gli ultimi due miei acquisti. Sono un paio di luci LED per l'auto e ho preso anche un nuovo paio di cuffiette auricolari Bluetooth 5.0. Questi mi servono perché hanno attacco H1. La scorsa volta ho preso le H7, perfette. Ora vado a mettere le H1, così da andare avanti. Entro fine mese vediamo se riesco ad avere l'auto completamente a LED come diciamo proiettore. Questo è lo scatolino. Tecnologia LED SMD, ovviamente di ultima generazione. Vi mostro le lampade. LED sono questi. Come vedi hanno i chip, 3 chip per lato, tutto alluminio, scocca tutto in alluminio, più i 6 LED per ogni lampada. Li ho provati. Che solitamente io testo tutto prima di andarlo a mettere in auto, onde evitare scherzetti e problemi sulla centralina. Questo ve lo consiglio anche a voi. E queste lampade andranno come abbagliante, hanno una potenza luminosa di 30 watt, circa 3000 lumen. Questo è l'attacco lampada. Come vedi è un attacco lampada H1 con i Faston, vai a metterli dentro il tuo impianto originale dell'auto. Poi un altro acquisto che ho fatto è questo, eccolo qui, wireless, microfono integrato, 3 ore di ascolto musica. Ha il controllo nel corpo dell'auricolare tramite touch, si indossano diciamo in maniera confortevolissima, si interconnettono entrambi con lo smartphone, la batteria della base di ricarica è da 3 ampere ora. Questo è lo scatoletto, eccolo qui, andiamolo ad estrarre. Porta USB per la ricarica, porto USB esterna perché funziona anche da power bank, e queste sono le due auricolari, auricolare 1 e auricolare 2. Hanno ancora le plastiche nella parte di sotto, se io vado a toglierla appena appoggio si ricaricano in maniera automatica. Ho altri due modelli di auricolari Bluetooth. Questi li metterò in mezzo, li proverò e vi farò sapere cosa ne penso. Se vi interessano questo o l'altro prodotto vi lascio il link sotto, li acquistate su Amazon, nel giro di 2-3 giorni vi arrivano. Hanno la voce guida, cioè dal momento in cui li accendi hanno una voce interna che ti dice connessione, sconnessione, batteria carica, batteria scarica. Ora li ho accesi e si sente una piccola voce che dice connessione, interconnessione, eccetera eccetera. Togliamo la plastica di protezione e sono in fase di ricarica. Ragazzi, sono magnetici, perciò dal momento in cui io li appoggio loro si ricaricano. È partito anche il display LED, che è questo qui. Questo ci indica lo stato di carica del power bank, cioè della struttura. La struttura andrà a ricaricare i due auricolari. Questi due LED lampeggiano dicendo che la batteria è in ricarica. Questo lampeggia così invece perché ancora non ha. Abbiamo tolto la cartuccia. Andiamo a levare questa. Ok, perfetto, tolta, mettiamola al posto, perfetto. Sono entrambi in fase di ricarica. Se io vado a toglierlo mi dice connessione, sconnessione. Come abbiamo detto, si connettono entrambi con lo smartphone, una buona qualità audio a prima prova.
power on. Ok. Ok, hurry. Parlano ovviamente inglese. Non esistono auricolari, almeno non ne ho ancora trovate, che parlano italiano. Vi farò sapere nei prossimi giorni come vanno e come non vanno. Comunque sono isolati P68, foro microfono nella parte frontale, corpo come abbiamo detto touch, LED lampeggianti che indicano varie diciamo funzionalità. Ci sono anche con LED rossi, questi sono con LED blu, a me piace il blu, l'ho preso il blu. E niente ragazzi, se il video ti è piaciuto un mi piace. Al prossimo video. Ciao.